Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati alla nuova puntata con Good Morning Milano. Buona settimana a tutti, oggi è lunedì 26 marzo e apriamo la settimana parlando di sport. Lo facciamo spesso, lo sapete, cerchiamo di parlare di tutti gli sport possibili e immaginabili, di dare spazio anche magari a sport minori. Beh, questa volta siamo andati a cercare uno sport che è già un po' minore di... Insomma, non so quanti in Italia conoscano il baseball e quanti lo giochino, ma un baseball particolare a cui subito abbiamo dato molto interesse, perché parliamo di baseball per ciechi. Se avete capito bene, si può e si può fare, e come lo si può fare? Bene, lo parliamo con i nostri ospiti di oggi, con Fabio Scali, che è terza base dei Thunders 5 Milano. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Appunto, giocatore della squadra di Milano dei Thunders 5, e Lorenzo Vinassa Dereni, consigliere dell'associazione, poi mi spiega bene, AIBXC, Associazione Italiana Baseball per Ciechi, giusto? Perfetto, nonché anche un ex allenatore dei Thunders, nonché anche un ex giocatore di baseball. Insomma, uno che... Molto ex. Uno che però di baseball, insomma, ne ha masticato tanto. Allora, cerchiamo subito di fare un po' di chiarezza e capire, perché la domanda che tutti si fanno è: come può un cieco giocare a baseball? Allora, Fabio, meglio di te, chi può rispondere a questa domanda? Fabio, quanti anni è che giochi a baseball? Questa è la tredicesima stagione. Ok, quindi si può fare, come si fa? Anch'io prima di cominciare mi chiedevo come facesse. E l'ho capito sul campo. Praticamente è un gioco che è stato adattato per i ciechi da Alfredo Meli, che è stato un giocatore di baseball, e gli è venuta questa pazza idea di far giocare i ciechi a baseball, e per cui ha approntato tutta una serie di soluzioni per darci la possibilità di stare in campo in maniera autonoma e giocare a baseball nel vero senso della parola. Hai detto due cose già importantissime, secondo me. Prima cosa, stare in campo in maniera autonoma. A differenza di altri sport, non avete un accompagnatore che vi sta di fianco. No, di fianco no. Ecco. In campo ci sono dei vedenti che, per esempio, non essendoci il lanciatore, abbiamo un vedente sul monte che prima della fase di gioco organizza la difesa. Ok. Per cui ci sposta, ci dice: tu terza base, mettiti più indietro, insomma ci dà delle informazioni, tenendo conto di chi batte, della situazione in campo, e ci dà le informazioni che ci servono per poi, una volta che comincia il gioco, giocare in maniera autonoma. Un'altra cosa che hai detto è con delle piccole modifiche rispetto allo sport originale, perché effettivamente le modifiche rispetto al baseball originale non sono poi così tante, o meglio, rimane comunque lo spirito del gioco e la libertà di gioco che c'è nel baseball, giusto? Sì, sì, in linea di massima il gioco è lo stesso. Poi alcune cose sono state... Io, venendo qua, ho chiesto a Lorenzo, che è una persona che ha giocato a baseball per anni, ha allenato sia vedenti che non vedenti, e gli ho chiesto un po' le differenze vere che c'erano tra il nostro baseball e quello. Sì. E mi ha spiegato: ci sono delle cose che logicamente noi non potremmo fare, tipo la palla al volo, che noi mai prendiamo una palla al volo per ovvie ragioni, e aspettiamo che la palla tocchi per terra, per cui appunto facevi sentire il rumore. Perché appunto non l'hai sentito prima, eccolo qua. Questo è il rumore, devo stare attento prima che mi salta addosso come della pallina, che mai credo che gli venga spontaneo ricevere. Mentre qui lancia la pallina. Sento questo rumore, infatti si lancia, quindi devo stare attento. Per che, però, l'istinto, ecco, è quello. Questo è, diciamo, la chiave di volta. Questo è quello che mi ha permesso di poter giocare anche voi. Il concetto è: aspettate che la palla tocchi. Certo, e poi, una volta che la palla tocca, ho cercato di prendere la presa prima lui di me. Io sento la palla arrivare, io che sto in difesa, e poi lì ognuno ha le sue abilità. Comunque, la cosa migliore per un difensore è cercare di capire la direzione, stendersi a terra per creare il punto d'impatto più largo possibile,
Poi una volta che senti la palla che ti viene addosso e la prendi con la mano destra. Stavo vedendo delle foto di momenti di gioco, infatti siete e aspetti dei tuffi. La chiamata ecco, perché proprio della seconda cosa succede? Base. A quel punto cosa succede, Fabio? Una volta che tu ricevi la palla, tu la rilanci proprio alla certo. base, alla seconda base che te la in chiama. In seconda base c'è un nostro allenatore col guanto che praticamente quando io ho la palla in mano, non prima, se no c'è una regola che lo vieta, uh-huh. io ho la palla in mano, lui mi chiama e dice due in modo ripetuto, uh-huh. logicamente se ho il corridore che è ancora in prima base, l'allenatore mi dice due in modo lento, e mi fa capire che posso prendere la mira tranquillo. Ah, ho capito, la frequenza tirare. Di ripetizione del 2 in base anche alla... Certo. Se invece l'allenatore vede che il corridore sta arrivando, mi dà un 2-2-2-2, cioè mi pressa, okay. a quel punto io devo fare la cosa più velocemente possibile per arrivare la palla prima del giocatore in seconda che io e quindi devo lanciare eliminare. Semplicemente perché tu senti da quel punto arrivare mm-hmm. una chiamata. Logicamente l'abilità è non infatti. Lanciargli la palla a 20 metri dalla base, perché, cioè di lanciarla il più preciso possibile. Ci sfiderei chiunque di noi a prendere. I più bravi riescono a lanciare la palla sul guanto dell'allenatore. Direttamente sul guanto dell'allenatore? Sì, sì, succede. Anche perché, insomma... Questi anni qua il gioco, mi diceva anche prima Lorenzo, si è evoluto e tutto. Mm-hmm. Si è arrivati anche a far indossare a tutti i giocatori, giusto? Sì, una sì. mascherina, questa mascherina qua. Mm-hmm. In modo che, giustamente, perché insomma, non tutte le disabilità, non tutte sono uguali, che diciamo, c'è quello mm-hmm. che vede di più, quello che vede di meno, così. Certo. Diciamo che in una maniera molto democratica si è deciso di azzerare mm-hmm. tutti quanti, molto semplicemente. Sì, sì, a mettere tutti sullo tutti stesso piano. Livello. Il livello più comodo era quello mm-hmm. di... mettervi al buio tutti quanti mm-hmm. e quindi semplicemente col sonoro, semplicemente sentendo da dove arriva la chiama, mm-hmm. voi lanciate la palla, dicevi, fin sul guantone del ricevitore. E questo, diciamo, sì. è, per chi conosce il baseball, il lato difensivo del... Mm-hmm. Ma c'è tutto il lato, cioè, andiamo a fare punti, no? Come facciamo invece? Certo. Come funziona, Fabio, con la palla? Lì è la cosa più diversa dal baseball. Infatti, è leggermente diverso. L'unica cosa diversa, Fabio, forse ve la sta spiegando, è che qua non esiste lanciatore. Ok. E adesso Fabio vi spiega mm-hmm. esattamente cosa fa quando va in battuta. Come funziona il battitore? Allora, noi ci presentiamo al box di battuta, l'arbitro e dà ordine di indicarci le basi, perché noi a quel punto dobbiamo avere bene in mente dov'è la terza, la seconda okay. e la prima base. Così a quel punto noi abbiamo i punti di riferimento per partire in autonomia, come dicevo prima. Uh-huh. Per cui il terza base si fa sentire con quelle palette qua, che qua. Abbiamo portato palette, per far vedere. Qua, per cui terza mette... base tre volte e io so okay. che lì c'è la terza. Così fa la seconda con due battute. E poi la prima base è sonora. È sonora, ok. Per cui l'arbitro che sta in prima base mi fa sentire la base in prima. Un bip. A quel punto siamo pronti. E te basta questo, cioè tre siamo battiti pronti. E niente. Sì. E con tre battiti tu sai precisamente dov'è la terza so base. So dov'è la terza base e dov'è la seconda e dov'è la prima, che di solito ce l'ho di fronte. Dopo 13 anni vai proprio a... Poi va... C'è un radar. Ma un comunque, umano, insomma, cioè. Io quando la palla la tengo con la sinistra essendo destro, okay. cioè il mancino che lo quindi fa. Il battitore va in battuta già con la palla in mano, giusto? No, gliela dà l'arbitro sì, una volta okay. che io sono posizionato sul box di battuta. Ok. L'arbitro mi dà la palla, la mia mazza me la son portata dal dugout. Ok. Per cui a quel punto sono io e la difesa che cercherà di eliminarmi. Io tengo la palla con la sinistra, con la destra faccio il giro della mazza, la colpisco e a quel punto posso cominciare a correre verso la prima base. L'arbitro che sta in prima base fa partire il cicalino sonoro che c'è in base, okay. che suona finché io non ho
passato, girato la prima base. Okay. A quel punto quella si spegne e entra in azione il mio allenatore in seconda, che ha queste palette e comincia a chiamarmi in modo lento per farmi capire solo dov'è. Quando io sto per arrivare in seconda base, mi dà una battuta veloce per dirmi: ok, te stai 2 metri da me, per cui frena. Loro non possono parlare, non dire niente mai. Non ti... Allora, per questione di sicurezza ti può bloccare se c'è qualche pericolo, o per te o per un altro vedente o l'arbitro. Cioè capita che insomma perdi proprio l'orientamento e vai a finire dove non devi, per cui a quel punto possono parlare per questione di sicurezza, te sarai eliminato, però almeno non ti fai male. Insomma, lui ti chiama in seconda e tu, lo scopo tuo, senza essere toccato da nessuno, chiamato da nessuno, devi toccare la base col piede. Okay. Col piede o con qualsiasi altra parte del corpo. Infatti, comunque. Perché poi appunto dicevi che ognuno poi c'ha un po' la sua tecnica. Sì, ognuno. C'è chi almeno 3 le conosciamo. Sì, c'è chi arriva in corsa battendo o anche strusciando i piedi. Okay. Per appunto evitare di saltare la base, perché tu correndo allarghi le gambe, se la salti, ciao. Invece come nel baseball ufficiale bisogna toccare la base, se no non è valida. La devi toccare. E per cui, tu invece la tecnica tutta tua, so? Vero? Ma io, se sono tranquillo che non sento chiamare la palla dal difensore, perché quando appunto il fatto che il difensore prenda la palla in mano, sì? il giocatore vedente in seconda lo chiama. Per cui io che sto correndo, se sento chiamare, so che il difensore ha la palla in mano. Quindi tu stai attento sia alla chiamata tua che alla chiamata della difesa. Sta per tirare la palla in seconda, per cui a quel punto, se sono lontano dalla base, non posso far altro che cercare di fare una bella scivolata e arrivare come un proiettile in base, cercare di arrivare prima della palla. Se invece non sento chiamare la palla in seconda, sono tranquillo. Passate. O la palla non è stata trovata proprio, o comunque sono in tempo a arrivare tranquillamente in base senza far scivolate né niente. Altri mi diceva invece Lorenzo si tuffano di testa. Ma ho detto proprio il più bravo io, è forse Francesco. Io non l'ho mai fatto. No, però secondo me il più bravo è Francesco Cusati, che, sì, che lo fa da tradizionale capitano della squadra, è quello che praticamente ha portato il baseball cechi a Milano. Okay. È nato a Bologna, come ti spiegavo. Sì. Poi da Bologna sono venuti qua a dirci: ci sono i ragazzi che vogliono giocare. Vedete di attivarvi, cosa che abbiamo fatto, perché nel 1999 è partito il baseball qua a Milano, e tra l'altro ne facciamo anche un certo vanto, perché le squadre milanesi insieme hanno vinto la bellezza di 8 scudetti in 22 giocati, e più ultimamente ci abbiamo aggiunto anche i forestieri, quelli di Malnate e quelli di Varese, che ne hanno vinti altri 2, quindi 10 scudetti su 20 in Lombardia. Però, vuol dire che i lombardi ci sono arrivati dopo. Ma ci sono cappello ai bolognesi, perché hanno avuto questa intuizione, soprattutto Alfredo Meile. Ma di quante squadre mi stai parlando? Scusa Lorenzo, però siamo arrivati a 11 Fabio. Wow, 11, quello squadre. Bello, bel numero. Bella della diciamo della promozione dell'associazione è che ultimamente si sono aggregate 2 squadre, una di Perugia, attivata da un ragazzo che ha una voglia di giocare incredibile, di Terni, ha organizzato questa squadra. E quello bello è che c'è stata una diaspora in quel di Cagliari, una lunga storia, dove da una squadra ne sono venute fuori 2. Ah. E quest'anno l'esordio bagnato di settimana scorsa, quindi non hanno potuto giocare, c'era il derby, squadre abbastanza sanguigne, e ci sono 2 squadre di Cagliari e 2 squadre di Milano. A proposito di derby, so che anche Milano ha il suo derby, giusto? Sì, certo. Sì. 10 giugno mi sembra, se ho detto bene, mi sembra di aver intravisto. A Kennedy, tra l'altro, 500 metri da qua. Andremo sicuramente a seguirlo allora. L'Ampi, insomma, non Milano possiamo non seguire il derby milanese, ma tutti seguiti, quindi insomma sicuramente lo seguiremo. Lorenzo, insomma, è un po' di anni ormai che ci siete dietro, state lavorando a questo bellissimo progetto, grandi risultati, mi dicevi, proprio anche sportivi, parlando proprio a livello sportivo, per la Lombardia poi mi dicevi tanti scudetti, però credo grandi risultati anche proprio dal punto di vista umano, nel senso di riuscire
mi dicevi prima, la cosa bella è che noi diamo la libertà di giocare in una maniera che molti a un certo punto smettono. Bravo. Allora, all'inizio, no? E quindi poi... Allora, quello che tu spiegavi, ti do del tu così ci si capisce meglio, è molto importante, perché il vantaggio dello sport in genere è indubbiamente infatti qualcosa che tutti possono capire, sia che ci giochi il sordo, il cieco e cosiddetto normodotato, parola difficile, ma almeno ci si capisce. Noi abbiamo il vantaggio con questo sport qui di avere praticamente, normalmente il cieco è costretto in molti sport ad avere una guida di fianco, allora riuscire a fare uno e uno, vi garantisco che non è assolutamente facile, anche perché se incominci a farlo a livello agonistico devi avere una guida al tuo livello. Se sei un bravo sciatore, come ha vinto di recente la medaglia d'oro questo ragazzo, dove avere fianco una guida altrettanto brava, se no non funziona. Noi tre allenatori in campo possono gestire 5, 10, 15, 20 ragazzi non vedenti opportunamente organizzati, perché in un campo di 100 metri per centro, che normalmente è il campo di baseball tradizionale, sì, Kennedy piuttosto che Saini, dove normalmente noi ci alleniamo, sì, ci vuole un minimo d'attenzione, perché sai che si stanno muovendo dei giocatori in campo, quindi non devi mai perdere d'occhio. Se l'allenatore ha questo accorgimento non succede niente. Fabio lo sa meglio di me, perché gioca da 13 anni, avrà preso due ducati. Quanti metri sono dalla prima base arrivare fino alla seconda, ad esempio? Sono 27 più 27, 54 metri a questa maniera. Io sarò un po' tagliato giù il coltello, come si diceva questa parte. Però date la possibilità di fare 54 metri di corsa liberi, cioè completamente senza uno che ti dice dove andare. Cioè, sei tu a decidere e a crearti la tua corsa. È una delle cose che mi è piaciuta di più quando ho cominciato a giocare a baseball. Il fatto di poter correre in libertà su un campo all'aperto, cosa che non facevo ormai da anni. Tu prima fuori onda mi dicevi che tu in realtà sei sempre stato molto sportivo, tu giocavi a calcetto, poi hai iniziato ad avere problemi di vista e subito hai detto basta. Certo. No, pensavo di non poter più... Cos'è che ti fermava? Avevi paura di farti male? Sì, no, poi non avendo... Appunto, sono venuto a conoscenza di questa cosa, ho detto vediamo. Però ci credevi poco, mi sembra che tu all'inizio, cioè, ma cosa stai ero convinto di non poter più fare sport, ecco, e quello, come ero convinto di non poter più leggere, e cioè ci sono delle cose che insomma non ci vedi più, dici beh, queste cose qua io non le posso più fare. Invece poi ti rendi conto, vabbè, io ho fatto tutto un percorso all'istituto, ho fatto il corso di centralino, per cui sono venuto a contatto di tutta una serie di cose che mi hanno fatto capire che sì, la cecità non è una passeggiata, no, però adesso ci sono delle possibilità dal punto di vista tecnologico, diciamo che le cose precluse sono sempre meno, forse anzi quasi ormai inesistenti, verrebbe da dire. Sì, beh, inesistenti no, perché poi quando ti muovi a Milano da solo ti rendi conto che non è come dirlo, insomma. Poi lì verrebbe da dire, la colpa però non è tua, è di Milano che non ti dai strumenti, forse. Ma no, sì, anche quello in parte, però comunque muoversi senza vedere niente di quello che ti sta intorno non è facile. Poi insomma uno ci si abitua. A me certe volte mi dico come fate? Beh, se ti succede a te, piano piano ti adegui e lo fai pure tu, perché siamo visti un po' come degli alieni che vanno in giro senza vedere col bastone. Sì, è vero. Le difficoltà ci sono, però sono le difficoltà, è una difficoltà diversa. Però già, ognuno piace molto le sue difficoltà, non disabilità, ma difficoltà, che è una cosa diversa. Sì, mi piace molto questo. È una difficoltà che poi c'è chi, che ne so, gli prende la depressione e non riesce a affrontarla subito. Succede anche quello. Beh. Però poi una volta che dici ok, la mia situazione è questa, che faccio? E poi ti misuri con la tua difficoltà. Lorenzo, mi dicevi lo sport in questo caso dà una spinta pazzesca. Mi ha fatto capire tantissime cose. Ti è servito anche fuori dal campo? Certo, no? Soprattutto. No, quando tu stai in campo capisci tutta una serie di cose che poi ti ritrovi quando vai in giro, quando ti muovi anche dentro casa, anche
per andare a prendere. Ma spesso, come diceva Fabio, è una questione di pregiudizio. Okay. Noi vedenti non ci rendiamo conto delle volte che loro non vedono, ma possono fare tutto. E poi, no, potrebbe essere uno scherzo quello. Sì, no, okay. Ma è così. Allora si tende delle volte a sopravvalutare il loro problema, ma loro possono fare tutto, anzi di più. Cioè sopravvalutiamo la nostra abilità qua. Bravissimo. Forse, qua anche perché delle volte giustamente ti vogliono dimostrare a te vedente sei un pistola se non hai fiducia in loro, perché loro te lo fanno vedere. Allora ti racconto un aneddoto, non ti dico chi c'è perché era una persona in alto grado della nostra associazione, a Sala Baganza, torneo internazionale con Francia, Germania, Italia, eccetera eccetera. Ah, perché ormai è un movimento internazionale. Questo, stiamo okay. cercando, anche se l'hanno inventato gli americani il baseball, loro l'hanno adattato in una maniera, ci siamo detti prima, molto originale, un po' da videogame, da videogame con strumenti elettronici. Okay. Questo è stato pensato 20 anni dopo il baseball cechi americano in una maniera molto molto interessante, più baseball. Molto più baseball, divertente, ci si gioca. Io che ho giocato molto più campestre, mi verrebbe a dire, veloce, che proprio il baseball è quello, certo, poi veloce, ecco, mi dice che appunto eravate a questo grandissimo, eravamo lì, a un certo punto chi fa lo speaker nella partita decisiva, mettiamo, ma io non c'ho voglia, non posso, dico guarda, non c'è problema, lo fanno Matteo Briglia e Matteo Comi. Matteo Briglia e Matteo Comi sono due giocatori dei Lampi Milano, tutti e due ciechi. Ok. E la persona dall'altra parte, ribadisco, non voglio fare nomi, mi ha guardato fulminando, mi fa, ma quelli sono ciechi? Ma quelli sì, lo sappiamo. Così. Ok. Allora, per fare lo speaker devi sapere parlare bene. E dall'altra parte c'era qualcuno ovviamente che diceva sì, ma non vedendo. Non c'è stato problema, siccome sono due ragazzi con degli attributi veramente importanti, tra l'altro sono due che collaborano su testate giornalistiche online, uno non voglio fare pubblicità, uno baseball.it, l'altro baseballmania.it, e quindi si sono messi al microfono e hanno fatto una delle più belle telecronaca della finale di questo torneo internazionale, ovviamente utilizzando lo score, che è quello che tiene il conteggio della partita e dice questo eliminato, questo out, cosa, parla di i nomi eccetera. Quindi sapevano tutti, leggevano il campo in una maniera impeccabile. Io non so se Fabio tu sei venuto a Sala Baganza, ma io no, c'ero, no, no. E ti garantisco che il modo in cui hanno fatto, uno tra l'altro è un istrione tipo, chiamiamolo brasiliero, quindi quelli che è golazzo, roba, sì, sì. Applicato, oltretutto buttandoci dentro, visto che eravamo in un'attività internazionale, la traduzione anche in inglese e a volte anche in francese, quindi una cosa incredibile. Siamo noi delle volte che ci facciamo un sacco di dubbi su quello che io ci ho messo del tempo a capirlo. Come è stato, infatti, com'è stato il tuo approccio? Il mio approccio è stato che io insegnavo a baseball e con loro, e Fabio lo sa, li ho sempre trattati e maltrattati da giocatori, non da cittadini. Quello è vero, esatto. Gli allenatori sono sempre cattivi, Fabio. Il giusto. Ah, il giusto. Questo no, il giusto. Giusto. Io e come è stato appunto il passaggio? In maniera normale, non è che me ne voglia fare vanto, se ti sbagli e tratti i giocatori che hanno una disabilità, non solo necessariamente la vista, in maniera pietistica hai sbagliato, vai a fare qualche cos'altro. Tu li devi trattare normali, perché sono delle regole come giocatore, di disciplina e di non disciplina e di regolamento, che vanno rispettate a prescindere dalla tua, diciamo, disabilità. Così la vedo io. C'è qualcuno che ha sofferto la panca, c'è qualcuno che non giocava o giocava poco perché si allenava poco. Fosse un ragazzino di 12 anni quando insegnavo ai ragazzini, o fosse un giocatore di Serie A quando allenavo la Serie A, l'ho allenato poco perché ho fatto di tutto nella mia squadra, che è il famoso Milano 1946, Eurofone e così via. Però è così per me, questa è la legge, e se c'è qualcuno che aveva sbagliato, attenzione, il punto di non ritorno è attaccare un ragazzo vedente su non hai visto la pallina, quello non esiste. Ok. Questo è il buon senso, non capita mai, ma potrebbe capitare anche cose, cose. Quindi, poi basta, ci si diverte, vanno in campo per divertirsi. Io gli ho dato un attimino, se volete, nel coso, uno spirito molto pugnandi, molto forte, perché se no non avrebbero vinto 6 scudetti, 4 addirittura di fila, sì, facevano la coppiata, Coppa Italia, eccetera. Però
credo proprio si giocavi già nella squadra con lui sì, sì, io ero stato suo allenatore, lui è arrivato, ho cominciato con gli altri, lui è arrivato un po' dopo, poi è nata la prima squadra Thunder Five, poi da una costola è nata il famoso Lampi che è la seconda squadra di Milano, poi dalla costola addirittura dei Thunder Five è nata la squadra di Brescia, Leonessa Brescia che sta giocando il campionato, più Milano si è dilettata a far partire il progetto di Cagliari. Siamo andati in Germania a far partire anche progetti di qui di là perché abbiamo un'organizzazione su Milano molto forte di ex giocatori che hanno, sono riusciti a, a far partire diversi progetti. Thunder Five, appunto, abbiamo detto squadra di diciamo, Serie A, sono tutti gli effetti, sono la grande squadra che ci seguiremo anche adesso. Per il campionato è appena iniziato, mi dicevi, no? Iniziato ieri, quindi lo seguiremo sicuramente, dovremo sapere tutti i vari risultati di Thunder Five per aggiornare il nostro pubblico, ma fate molto anche però con i ragazzini, mi dicevi, cercate anche di fare... Allora, io lavoro con i ragazzini, attenzione, e qui tocchiamo un altro tasto, io lavoro con i ragazzini, lo faccio con i normodotati a scuola da sempre, perché la mia, il mio piacere è insegnare il baseball in genere. Se entriamo in un discorso ragazzini o ragazzi molto giovani ciechi, entriamo in un campo molto minato. Allora, il molto minato è che... riusciamo a starci un attimino per capirlo o dobbiamo uscirne subito? No, 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 io dico solo questo. Io sono anche nonno di 5 nipoti e ci sono dei sistemi per trattare figli e nipoti. Allora, un ragazzo disabile cieco ha bisogno di fare... correggimi Fabio se sbaglio, tanto sport, essere libero e il più autonomo possibile in proiezione futura. Allora, lo sport, non solo baseball, ma lo sport portato a questi ragazzi, io intendo quando ragazzi intendo 15-20 anni, portate mamme, papà, portateli a fare sport, se non vi piace il baseball fate qualche cos'altro. Il baseball ha un grosso vantaggio: primo, dicevamo, non hai bisogno della guida, essere portato in giro; secondo, ho visto dei ragazzi venire al campo di baseball con il bastone, non si muovevano e avevano questo si chiama blindism, sono questi cechismo, sono questi cechismo, in inglese blindism fa più fine, che è il movimento spesso che i ciechi si tendono un po' tendono a fare, no? Questo pendolo, questo perché, è proprio una questione di non sentirsi nello spazio in modo adeguato. Tanti fare questi movimenti all'entrata in campo, non dico che uscissero dal campo senza farli, non è che abbiamo alzati e cammini, dopo un po' di sport, un po' di movimenti, muoversi in una maniera molto più autonoma. Questi sono i successi che alla fine fanno valore. Quello di vincere il campionato sì è bello, divertente, poi, perché si va a bere la partita, si fa bisboccia. Allora, siamo arrivati in chiusura. Ricordateci un attimino però come fare a contattarvi, a venire a vedere le vostre partite, dove vi allenate, dove farete le partite di campionato. Fabio, fagli una bella il calendario glielo possiamo mandare, quello non è un problema. Si troverà sul sito dell'ICBC. Anche sul vostro sito, l'ho visto prima. Sul sito c'è il calendario. Perfetto. Poi noi quest'anno soprattutto giochiamo molto spesso in Lombardia, Milano, Kennedy, Brescia, e poi andremo a Malnate sicuramente. Per cui le occasioni ci sono. E se qualcuno volesse iniziare, avvicinarsi, provare, come hai fatto tu 13 anni fa, come si può fare adesso? Beh, anche lì c'è il sito del gruppo sportivo che sicuramente per qualsiasi sport, perché come diceva Lorenzo, a noi piace il baseball, lo giochiamo e cerchiamo di attirare persone nuove a giocare a baseball. Però l'importante è comunque fare, come diceva lui, dello sport, non fermarsi, cioè che poi ci sono tanti ciechi che ne fanno più di uno, perché c'è chi gioca a baseball e poi scia d'inverno, arrampica, insomma noi abbiamo una giocatrice che giocava a baseball coi Thunder che adesso fa atletica leggera, purtroppo a noi ci ha un po'... cioè se prendi un impegno del genere non è che li puoi fare tutte e due, è una magica leggera, per cui lei fa adesso atletica leggera, salto in lungo e velocità 200, fa la Riola, ha vinto la medaglia d'oro ai campionati mondiali, la medaglia d'oro ai mondiali, per cui
A noi ci ha un po' snobbato, diciamo. Diciamo che si è dedicata, dedicata più a quello, però insomma, quando poi entri nel giro di comunque fare dello sport, sì. Le possibilità sono infinite. Bene, allora. Però il riferimento all'istituto per qualsiasi informazione, istituto Cecchio, gruppo sportivo, è fondamentale. Sempre se qualcuno vuole chiedere lì. Assolutamente. Sanno tutto loro. Tanti perché dicono dove. Infatti Fabio mi raccontava anche lui che appunto con l'istituto ha fatto un percorso che insomma è molto molto importante. Io davvero vi ringrazio tantissimo di essere qua qui oggi con noi. Siamo già arrivati in chiusura, la mezz'ora passata velocemente, ma perché ci avete raccontato una storia molto interessante, uno sport davvero bello. E io mi auguro che sempre più persone, dicevi, insomma, qualcuno giovane che arrivasse a giocare non sarebbe male, giusto? Cominciassero un po' vecchietti questi qua. Fabio cominciasse un po' vecchietti. Ieri andava in campo un ragazzo di 58 anni, è andato in campo a Brescia, garantito, che si muoveva ancora bene. Ecco, hai visto? Quindi insomma, però appunto, qualsiasi indicazione la tua, comunque sotto la nostra diretta trovate i vari link, potete cliccare, seguire, andare sul sito, insomma. Davvero, io vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi, verremo a seguirvi nelle vostre partite e buon campionato, Fabio. Grazie, grazie, è stato un piacere. Lorenzo, grazie mille davvero e complimenti per tutto il lavoro che fai in associazione, in federazione, chiamiamola. Dai, va bene? Grazie. Grazie mille a voi, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. Vi rimando l'appuntamento di oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano News, il telegiornale della sera, sempre qui in diretta. E poi domani 12.30 sempre qua in diretta con Good Morning Milano. Domani si parla di periferie come tutti i martedì. Grazie mille, arrivederci, a presto.